Oggi iniziamo col primo video della serie dedicata alla casa. Vi farò vedere il mio salotto perché secondo me è una zona che sono riuscita a rendere molto rilassante e accogliente. Un ambiente. I colori. È importante utilizzare tonalità neutre che non siano troppo accese e che si possano abbinare anche a diversi altri colori per aggiungere qua e là qualche tocco più vivace. Io ho deciso di utilizzare il colore sul mio divano. Avrete notato già dall'altro video che io adoro l'azzurro. E in più questo modello dell'IKEA secondo me ha un tocco molto coastal che io cercavo perché volevo qualcosa che mi ricordasse le case di Provenza e il mare. E quindi con tutti questi cuscini e questa tonalità bellissima di azzurro era perfetto per me. In più io avevo bisogno di un divano letto perché spesso ospito mia sorella e non avendo un'altra zona della casa dedicata a stanza degli ospiti avevo bisogno di ricavare un posto letto in più. Questo divano ve lo consiglio davvero nel caso in cui anche voi abbiate bisogno di ricavare un po' più di spazio. Oltre a tutti i cuscinoni di questo divano, ho deciso di abbinare due cuscini in più per dare qualche tocco di colore e anche di calore in più. Ho scelto in un negozio di scampoli che si trova vicino a casa mia questa stoffa bellissima. L'ho scelta perché ha questa tonalità di azzurro che è quasi identica a quella del mio divano. E in più ha tutta questa serie bellissima di righe e questi motivi che mi ricordano le cime nautiche. Oltre a questo, secondo me è molto bella come stoffa proprio per la scelta dei colori, perché questo tortora si abbina benissimo all'azzurro e al blu e aggiunge un tono di calore in più a tutto l'ambiente. Come vi dicevo, questa stoffa l'ho scelta in un negozio di scampoli e poi loro stessi mi hanno consigliato una sarta. Non mi ricordo esattamente quanto ho speso, ma credo compresa l'imbottitura sui 10 o 15 euro a cuscino, quindi non una cifra eccessiva e davvero secondo me il mio salotto ha acquisito tantissimo. Visto che era rimasta poca di quella stoffa che ho scoperto anche essere antimacchia, l'ho presa tutta e mi ho fatto ricavare anche una tovaglia da abbinare. E in questo momento non vi faccio vedere il resto del mio salotto perché è ancora in costruzione. Per il momento ho solo una libreria a gradoni etnica che adoro e però devo portare anche un'altra libreria molto simile, sempre a gradoni etnica ma più grande, e secondo me aggiungono col legno un tocco di calore importante a tutto il resto dell'ambiente. Non ho ancora un tavolo definitivo in salotto, anche se ho già preso le tovaglie, perché per il momento ho un tavolo provvisorio, però vi faccio vedere il tavolo che vorrei realizzare, che ho disegnato io e vorrei mettere in salotto. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se piacerebbe anche a qualcun altro averlo nella propria zona pranzo, insomma commentate e ditemi cosa ne pensate. Ma tornando a questa zona. Visto che per il momento ho deciso di tenere le pareti bianche che di questo colore e completamente spoglie potrebbero risultare un po' sterili, ho deciso di aggiungere il quadro che vedete alle mie spalle, che ho fatto io e che dice molto di me. Infatti questa è la seconda parte del mio video, ovvero per rendere accogliente un ambiente bisogna anche avere oggetti che parlano di noi, perché in questo modo entrando noi ci sentiremo immediatamente a casa. Quindi questo quadro credo che sia una rappresentazione astratta del mio essere e quindi nel mio caso è perfetta. Oltre a questo, quali altri accessori ho aggiunto che parlano molto di me? In realtà un po' tutti gli accessori che ho qui, ad esempio la lampada che vedete alle mie spalle non l'ho scelta per il design e per l'estetica, l'ho scelta per la funzionalità, perché è molto comodo avere un punto luce alle mie spalle da utilizzare la sera quando voglio leggere e quindi secondo me è importantissimo poter differenziare nel vostro salotto ma anche in qualsiasi altro ambiente l'illuminazione e non avere per forza un'illuminazione troppo debole o troppo forte, ma a seconda delle situazioni poter variare.
e quindi io ho tenuto quella lampada a cui sono affezionata, che ho da anni e che svolge perfettamente il suo lavoro. Le altre cose che parlano di me sono quella lampada di legno che vedete alla mia sinistra, che è una lampada che ho disegnato io e realizzato insieme ad un amico ebanista. È una lampada che a me piace tantissimo e il legno in più abbinato a qualsiasi altra tonalità di colore, ad esempio anche al grigio che potrebbe di per sé risultare un po' sterile, aggiunge quel tocco di calore in più e quindi è perfetta sia per rappresentare me che aggiungere particolarità alla mia casa. Questa lampada in realtà è un prototipo, infatti la lampada che avevo disegnato io doveva essere più alta, solo che questo diciamo che è stato il primo tentativo. Comunque anche in questo caso fatemi sapere cosa pensate della mia lampada e se qualcuno fosse interessato io comunque inizierò a breve a produrle, non solo con questa essenza di legno ma anche più scura, tornando di nuovo a questa zona. Oltre a tutti gli oggetti che personalizzano il vostro ambiente, bisogna anche aggiungere calore, ad esempio con una copertina come questa. Se vedete, tenere una copertina chiaramente piegata bene con un po' di dignità e non buttata lì a casaccio può dare subito la sensazione di casa, di accogliente e in più secondo me è davvero molto comodo avere una copertina già pronta per la sera, per quando si vuole leggere o vedere un po' di televisione e non doverla tirare fuori tutte le volte. Le altre cose che secondo me non possono mancare in un salotto accogliente sono le piante, quel tocco di verde che ci dà anche idea di natura, di respiro, di freschezza. Non tutti hanno il pollice verde, però attualmente ci sono delle piantine finte in commercio che stimolano benissimo le piante vere, che quasi non si distinguono. Io ho riempito di piante un po' tutta la casa e non solo qui, ma un po' ovunque in casa mia troverete dei barattoli con delle talee di piante che stanno facendo le radici. E secondo me, nonostante siano in semplici barattoli di miele, siano tutte cose che si vede che sono un po' provvisorie, aggiungono un tocco davvero gradevole all'ambiente. E in più, oltre a queste, ci sono le piante che vedete alle mie spalle che ho deciso di appendere al soffitto. In realtà dovevano essere appese separatamente, però non ho ancora avuto il tempo di fare il secondo buco, o meglio, ci ho provato ma ho avuto qualche problema e devo ricomprare le punte del trapano, cosa che farò più avanti quando avrò tempo. Poi, come vedete alla mia sinistra sempre, anche alla finestra ho messo una delle mie fioriere come quelle che ho in balcone e che poi vedrete nel prossimo video. E secondo me avere anche delle piante alle finestre aggiunge quel tocco in più e sta sempre bene, cosa poi non deve mancare assolutamente in un salotto. Io ho due tavolini lì, di cui uno tengo fisso alla sinistra del divano e sopra ho appoggiato una piantina e una fontanella che mi hanno regalato degli amici, che adoro, soprattutto per il rumore d'acqua che fa, che in alcuni momenti trovo davvero molto rilassante. Sotto questo tavolino ce n'è un secondo uguale ma più piccolo, che è il mio tavolino jolly, che io normalmente tengo lì per non averlo tra i piedi e poi a seconda di che cosa devo fare lo tiro fuori nel momento in cui mi serve e quindi lo trovo molto comodo. L'ultimo accessorio un po' particolare che ho qui in salotto e che può aggiungere anche un tocco di profumazione è il mio portaincensi, che mi ha regalato un amico e che fa un effetto particolarissimo di cascata col fumo che scende. Questa zona è una zona in divenire, nel senso che devo aggiungere ancora delle mensole, però io già per il momento sono molto soddisfatta, perché in questo periodo in cui sto passando veramente molto tempo sia per lavoro che anche per mangiare, anche se non dovrei, però ammetto che spesso mangio sul divano, alla fine questa zona è un po' una coccola per me in questo periodo che è un po' difficile. Se questo video vi è piaciuto, seguitemi per gli altri video. Nel prossimo parlerò di un'altra zona di casa mia che secondo me ho reso molto accogliente e che dice molto di me, che è il mio balcone. Se siete curiosi, ci vediamo fra qualche giorno. Buona giornata!